Sono Katia Visconti, presidente del corso di laurea in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo. Qual è il modo migliore per vivere consapevolmente il proprio ruolo nel mondo contemporaneo e prepararsi alle professioni creative e intellettuali del nuovo millennio? Il modo migliore è conoscere la realtà che ci circonda e comprenderla attraverso un percorso di studi specificatamente rivolto all'approfondimento della storia, del pensiero filosofico-scientifico, dello storytelling e della cultura pop. Ebbene, questo corso di laurea, unico in Italia, ti offre l'opportunità di farlo. L'obiettivo è semplice quanto ambizioso: formare dei giovani intellettuali che conoscono il loro tempo, sanno tradurlo in uno storytelling articolato, trasversale, rivolto al futuro e sono in grado di rispondere alle richieste che provengono dal mondo dell'industria culturale, il cinema, la televisione, l'editoria, la musica, e sono anche in grado di rispondere agli stimoli che provengono dagli sviluppi della scienza. D'altra parte, l'uomo è storia, è riflessione, è azione, ma è anche narrazione. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Sono Caterina Vismara e frequento il corso di laurea in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo. L'aspetto che più mi ha colpito del corso è l'interdisciplinarità, cioè affrontare il mondo contemporaneo attraverso diverse prospettive e diverse discipline in modo tale da avere un quadro completo per poi raccontarlo. Gli argomenti che vengono trattati hanno suscitato in me un grande interesse e questo non solo ha arricchito il mio bagaglio culturale, ma mi ha permesso anche di avere un nuovo sguardo sul tempo presente e ha stimolato ulteriormente il mio desiderio di conoscere. Ho scelto questo corso perché è un unicum a livello nazionale. Inoltre, qui all'Insubria ho trovato una comunità, con un corpo docenti sempre attento alle nostre esigenze di persone prima che studenti. Sono Riccardo Sgaramella, studente del corso di laurea di Storie e Storie del Mondo Contemporaneo. Perché? Perché no? Ho la possibilità di comprendere il mio presente per orientarmi nel mio futuro. L'ho scelta perché l'epoca più travolgente sono gli anni delle grandi rivoluzioni, del cambiamento culturale e di pensiero. Ma a volte non gli diamo il giusto peso, non capiamo il come tutto ciò si sia riversato sul nostro presente. Scegli oggi il tuo domani.